A brevissimo si voterà per le elezioni europee l'8 e 9 giugno, che ormai siamo proprio in scadenza. Allora, voi sapete chi mi segue, chi ci segue, chi è Azzurra, ma anche tantissime persone, tanti amici e amiche di cui ricevo manifestazioni di stima tutti i giorni e ringrazio perché veramente mi date una grande forza. Sapete già che io vi sto indicando di votare per la Lega e in questo caso per Rosanna Conte e scrivere solo il nome Conte. Ecco. Vorrei precisare alcune cose, ecco, perché sicuramente qualcuno di voi lo ricorderà, qualcuno magari dovrebbe fare mente locale, 4 anni fa, quando ci sono state le elezioni regionali, il sottoscritto ha fortemente spinto perché venissero votati solo i candidati locali. Abbiamo proprio rifiutato pubblicità di altri candidati di altre città, avrebbero pagato tra l'altro, qualcun altro invece le ha messe pagando, diciamo sulle loro social, per carità, però voglio fare questa precisazione. Noi invece abbiamo spinto proprio addirittura pochi giorni prima della campagna. Io ho fatto un messaggio dicendo: se tu non sai cosa votare o non vuoi andare a votare, se sei di Sant'Anna, vota per la Erika Baldini, se sei di questa parte di Sottomarina, vota per. E così io credo di potermi, diciamo, arrogare il merito, credo che sia un merito, che la nostra città ha 3 consiglieri regionali. Montanariello del Partito Democratico, Dolfin della Lega e l'Erika Baldini 5 Stelle. Non ho fatto questo per motivi partitici, ho fatto questo perché a mio avviso la nostra città, più consiglieri regionali in consiglio regionale, meglio è. Le altre città, per esempio Venezia o Padova, che hanno una popolazione molto più importante, ha un consigliere regionale unico. Tutto il comune, tutti i comuni, i 500 comuni del Veneto, nessuno ha 3 consiglieri regionali. E quindi mi prendo proprio, sarò forse, come si dice, un po' borioso, ma questa è la situazione. Quindi adesso, per quanto riguarda le elezioni europee, noi siamo, tra virgolette, in competizione con l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e per quanto riguarda il Veneto, siamo in concorrenza, passatemi il termine, con le altre province. E quindi è nostro interesse avere una persona che ci rappresenti, che sia all'interno della provincia. E questa è proprio la pagella, è proprio l'identikit di Rosanna Conte, che è stata già parlamentare europea per questi 5 anni. A mio avviso ha lavorato molto bene perché si è trasferita, abitava e aveva la residenza 4-5 giorni a settimana a Bruxelles. E gli altri 2 giorni era in giro per i vari comuni, le varie istituzioni, a prescindere dal colore politico. Si è impegnata molto sui problemi che riguardano, sì, Chioggia, ma non solo Chioggia, il Veneto, ma anche, io direi, anche l'Italia, per esempio sulla pesca, per quanto riguarda per esempio anche il Made in Italy, il problema della balneazione. Insomma, è stata una persona che ha studiato, ha imparato e adesso noi abbiamo la possibilità di mandare una persona che deve semplicemente mettere in moto e ripartire. Non deve fare nessun periodo di apprendistato, come invece altri dovrebbero fare. Ecco, è per questo motivo, quindi è un motivo assolutamente campanilistico, se volete, ma a mio avviso anche un interesse come Veneto e anche come Italia, di portare persone che abbiano una certa preparazione. Non ho nulla contro la Lega, io sarei anche un elettore centrodestra, sorvolo su alcune situazioni a Chioggia. A proposito, invece su Chioggia direi una cosa, appunto, qualcuno, un genio di amministratore, propone di votare 3 nomi sulla lista e propone addirittura dei nomi di gente che di fuori provincia addirittura, cioè siamo alla follia, comunque lasciamo perdere. Allora io vi dico invece votate solo Conte, scrivete Conte, non mettete altri nomi perché chi vi dice ma puoi votare anche un uomo, puoi... o lo fa magari in buona fede perché non sa le cose, oppure lo fa in perfetta malafede perché ogni voto in più che noi diamo a un altro, in pratica, o un'altra, praticamente andiamo a indebolire la candidatura di Rosanna Conte. Ecco, forse sono stato un po' lungo, però vi chiederei di seguire questo video in maniera importante, di girarlo a qualche vostro amico, parente che pensate che valga la pena girarlo. Ripeto, non è un voto dato per la Lega. Ripeto con tutto rispetto per la Lega, ma il voto per avere la conferma di una persona che ha lavorato per il Veneto, ma anche per l'Italia. Io sono europeista, ve lo dico subito, e quindi è meglio che sia riconfermata. In più, se permettete, è di Caule, e quindi diciamo ce l'abbiamo qui dietro l'angolo.